Il primo articolo di Roberto Saviano sui rifiuti sepolti tra Napoli e Caserta risale al 2005. Dopo quasi 10 anni e i dossier resi noti negli scorsi giorni da Palazzo Chigi, la situazione è ancora fatta di luci ed ombre. Se ne discute a Napoli in un convegno organizzato da L'Espresso che vede la partecipazione, tra gli altri, del magistrato di Cassazione Raffaele Cantone. Sulla terra dei fuochi non bisogna creare allarmismi, ma neppure sottovalutare il problema, afferma il direttore dell'Espresso Bruno Manfellotto. Gli ultimi dati scientifici su quest'area del territorio campano però non convincono del tutto. Prima di tutto lo screening va valutato con attenzione. Bisogna capire che cosa è stato valutato, come è stato valutato e quanta parte del territorio è stata analizzata. Per quanto mi riguarda, io mi sono sempre iscritto al partito dei non catastrofisti, anzi, diciamo, qualcuno mi accusava di essere in qualche modo anche uno che voleva sottovalutare la questione, tutt'altro. Quindi tutto sommato mi meraviglia fino a un certo punto. Voglio capire, non credo affatto che questo esame del governo, questa analisi, anche con questi numeri, sia tale da sottovalutare, diciamo, il pericolo di inquinamento che c'è. Stiamo parlando comunque di numerosi ettari di terreno, dobbiamo capire il livello di inquinamento e soprattutto quanto il livello di inquinamento scende nelle falde acquifere. Poi Cantone parla della sua nomina all'Authority anticorruzione, fortemente spalleggiata dal Premier Matteo Renzi. Non sono abituato a parlare di cose che non sono ancora attuali. Io credo che sia comunque una scommessa bellissima. E l'unica cosa che mi sento da dire adesso è che ce la metterò tutta, poi i risultati non sono del tutto dipendenti da me.